Aldo Manuzio e il Rinascimento di Venezia apre una nuova serie di iniziative che si svolgono nel Museo Nazionale Autonomo delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, la più grande collezione al mondo di arte veneziana e veneta, da poco dotato di nuovi spazi sia per le esposizioni permanenti sia per le mostre temporanee. Mostre temporanee che vorranno essere sempre di più legate alla propria missione, al proprio contesto. Aldo Manuzio nasce nel Lazio ed è fiero delle sue origini. Per tutta la vita si firmerà Aldus Romanus. E quindi perché arriva a Venezia negli anni 90 del 400? Perché nella Repubblica Veneta trova un ambiente straordinariamente fertile dal punto di vista culturale. E a Venezia vivono una serie di grandi intellettuali, di grandi studiosi, spesso di famiglia patrizia. E uno di essi è raffigurato qui, in questo dipinto di Carpaccio. È Ermolao Barbaro, con la sua toga rossa, uno degli intellettuali eminenti della Venezia del tempo. Aldo capisce che Venezia è il luogo giusto dove impiantare una tipografia. Con 100 opere provenienti da tutto il mondo, dipinti, sculture, piccoli bronzi, ovviamente libri, miniature, questa mostra costruisce il mondo che ruota intorno all'opera eccezionale, una vera icona delle gallerie dell'Accademia, La Tempesta di Giorgione. Aldo inventò il libro e i classici tascabili divennero uno straordinario oggetto di design che troviamo impugnati da gentiluomini nei quadri del Cinquecento. Aldo vinse con la bellezza, oltre che con un'impeccabile cura editoriale. I libri di Aldo in qualche modo fanno una rivoluzione, creano il pubblico, piccoli oggetti meravigliosi che ci connettono costantemente al mondo intorno a noi.